Buonasera, bentrovati, un nuovo appuntamento di Terzo Millennio, la città in 15 minuti, le problematiche abitative, tutto quello che sta succedendo, una città ancora sporca. Quello che vedremo quest'estate presumibilmente è il ritorno anche di un'importante manifestazione, quindi una città forse arricchita da un'estate romana all'altezza. È tutto quello che scopriremo nell'odierna puntata di Terzo Millennio. Do il bentornato a Fabrizio Santori, consigliere comunale Roma Capitale per la Lega. Bentornato. Buonasera a tutti, bentrovati. Riccardo Corbucci, presidente Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. Buonasera. Buonasera. Flavia De Gregorio, consigliere comunale capogruppo Lista Calenda. Buonasera. Buonasera. Maurizio Forliti, coordinatore romano Dipartimento Commercio, Imprese e Attività Produttive per Fratelli d'Italia. Buonasera. Lavinia Mennuni, in collegamento Skype, consigliere comunale Roma Capitale per Fratelli d'Italia. Buonasera e bentornata. Grazie, buonasera a voi. Forliti, ieri gli ho dato poco spazio, anche perché era il telefono, lo possiamo anche dirlo. Cioè, beh, visto che non mi davi spazio, ho approfittato per fare telefonare. Iniziamo subito da lei. Ah. Allora, una città in 15 minuti sta avvenendo, avverrà, e soprattutto il problema abitativo, problema serissimo in questa città, guarda, dato che i posti ci sono ma non vengono utilizzati. Sì, io penso che dei discorsi che ci abbiamo fatto, noi qui ancora siamo al punto delle belle idee, cioè dei bei sogni. In realtà in 15 minuti la città, non credo, forse fra 50 anni può darsi. Comunque, detto questo, volevo fare due osservazioni su quello che è stato detto prima. Sì, il turismo sta tornando, però in realtà il turismo è quello che noi tutti quanti cerchiamo, è un po' quello d'élite. E in Italia sono soltanto 2/3 le città che riescono ad attrarre un certo tipo di turismo, che sono ancora Milano, Firenze e Venezia. A Roma non c'è proprio carenza di un turismo d'élite, fatto sta anche la permanenza a Roma è la città in cui c'è meno permanenza e vanno via quasi subito i turisti. Abbiamo il comparto alberghiero, proprio ieri stavo in Federalberghi, sono 476 le strutture chiuse. E molte di queste sicuramente non le apriranno, c'è all'incirca un 40% di prenotazioni in meno, quindi non è che il settore vada bene, cioè quel turismo che noi vediamo in giro, che poi è affollato nelle zone centrali della città, però non è un turismo che sta portando in realtà tutta quella ricchezza, tutto quel in più che servirebbe per riprendersi. Passo poi alla cucina. No, faccio un discorso generale. Passa prima la perché, cucina. No, sì, poi te lo dico perché senso, poi siamo stati al ristorante assieme. Mi ero preoccupato quindi, un attimo. No, dico, prego. Voglio dire, ti faccio un discorso generale. Allora, io viaggio parecchio perché mi piace viaggiare, poi lo faccio anche un po' per lavoro. La problematica, secondo me, perché noi parliamo di Roma, sì, è bellissima, però dovremmo un po' leggerci i giornali stranieri di quello che dicono su Roma. Lascia parte il discorso a mangiare. Allora, dicono tutti quanti che è una città sporca, dove è difficilissimo muoversi, è disordinata e tra parentesi sta aggiungendo anche pericolosa. Quindi noi abbiamo prima di tutto di risolvere dei problemi infrastrutturali importantissimi, perché come è tenuto le strade a Roma, il centro storico, il verde, la presenza del, cioè voglio dire anche dal punto di marciapiedi sporchi, la città sporca, guardate che questo conta a livello di immagine per quanto riguarda il turismo. Apro una parentesi. Se noi non risolvo, scusa un attimo perché non ho finito, dammi un po' di tempo. Che la metto qua dato. Se vuole. No, non ti preoccupare. Non c'è problema. Allora, prima di tutto noi dobbiamo risolvere questi problemi che sono problemi di immagine generale. Sì. Poi voglio dirti, il resto, parlavo della cucina. È vero che la cucina italiana è stata fino alle migliori, però no, romana, sai, che ci, Forliti, sono, sai che ci sono dei ristoranti, e devo dire che io poi ne ho alcuni iscritti nella mia associazione, che stanno cercando di far qualità, ma sai che ci sono dei ristoranti in centro che ti danno la matriciana surgelata? Lo sapete questo? Cioè voglio dire, parli di qualità, ma la qualità in Francia, per esempio, determinati piatti tipici della cucina francese non possono essere cucinati o serviti nei bar oppure nelle mense. Sono un po' come kosher, insomma, cioè, devono seguire delle direttive perché, ben precise. Sì, certamente, loro ci tengono in maniera differente. Quindi, voglio dire, non è tutto oro quello che luccica. Abbiamo visto 4 turisti in più, ci siamo già non so, a 4 forli di no, un po' di turismo in più. Sono 4. Cioè, rispetto a 2 anni fa sicuramente. Ma che c'entra? 2 anni fa non c'era nessuno. Ma che significa? Sa qual è la cosa, cioè, che a me mi fa dire proprio rabbrividire quando torno a Roma? Santori, c'è una cosa che mi fa proprio rabbrividire. E neanche per, ovviamente, per la nostra Flavia. Quando tu prendi il treno, no? Per esempio, una ragazza
fa il suo mestiere, prende il treno e va in una qualunque città italiana. Scendi e mediamente arrivi alle stazioni. Parlavamo di Trento, parlavamo di altri posti. Arrivi alle stazioni pulite, tranquille. Comunque è lo specchietto, no? La prima vetrina che abbiamo. Una ragazza alle 10 di sera, 10 e mezza, torna a Roma, arriva a Termini, anche alle 9. Non stai proprio a tuo agio. C'è innanzitutto una situazione, non c'è controllo. E questo io non riesco a capirlo come mai. Al di fuori c'è di tutto e ti offrono di tutto. Cioè, come mai questa prima cosa così semplice è la prima vetrina? Quando arrivi in una città, come ci arrivi? O ci arrivi con l'aereo o ci arrivi col treno. Da noi, quando arrivano col treno, già arrivi che stai a meno 10. È giusto? Assolutamente. Cioè, ti viene l'ansia a me che sono un maschio, figurarsi a una bella ragazza, che può capitare? Io devo dire su questo, diciamo che c'è tantissimo disagio, soprattutto sulla sicurezza e non soltanto la sera tardi. A me spesso ho fatto la pendolare per un periodo della mia vita tra Roma e Milano e tornavo anche ad orari verso le 7, le 6 e comunque avevo paura. Già era difficile. Già era molto difficile, anche soprattutto non solo dentro la stazione ma nelle vie limitrofe, quelle che sono via Giolitti. Certo. E quindi diciamo che spesso mi sono trovata anche in situazioni poco piacevoli e quindi io credo che su questo noi dobbiamo veramente rafforzare, perché soprattutto come donna c'è una sicurezza che deve essere prestata maggiore, perché veramente quella zona lì... Ma poi la prima cartolina, cioè sì. Io... Amo la mia città, sono di Roma, l'amo profondamente e ne sono orgoglioso di viverci. Però quando torno a Roma, scendo dalla stazione, ho quella sensazione di trascuratezza che mi crea proprio un fastidio enorme. Ma non solo trascuratezza, ma anche proprio di insicurezza. A maggior ragione, insomma, se si è donne, a me spesso appunto uscivo anche a mezzanotte dall'ultimo treno che tornava. E quindi su questo io credo che noi dobbiamo un pochino rafforzare, sempre naturalmente nei limiti. Un pochino tanto rafforzare quello che è, insomma, un problema che c'è, diciamo, da questo punto di vista. C'è, però non si risolve, Corbucci, come mai? Cioè, è un problema che negli anni cambiano le giunte, ma lì a Termini è sempre intanto perché la sicurezza... Una giungla proprio. No, perché intanto ovviamente sono due temi diversi. Il degrado spetta a Roma Capitale e quindi su questo ovviamente ce lo prendiamo tutto. Ovviamente siamo qui da 6 mesi, stiamo rimettendo in piedi quello che serve, ma il degrado spetta a noi e speriamo che nei 5 anni riusciremo a far diventare la città quello che era 15 anni fa. Una città normale dove si ritirava l'immondizia, dove le strade si pulivano, si tagliava l'erba nelle scuole. Fotografie diciamo che troviamo ancora in giro su Google, quindi non c'è bisogno di raccontare cose che non abbiamo già visto a Roma. Questa è ordinaria amministrazione, ci vuole un'amministrazione capace che la sappia fare. La sicurezza è qualcosa di più. Cioè, e chiama in causa anche quella che è la specificità di Roma e che dovremmo tutti quanti portare a casa. Io spero in questa legislatura, ma purtroppo ai miei visti i tempi e visto quello che diceva anche Santori la scorsa puntata, il governo, più si avvicinano le elezioni più sarà difficile tenere insieme un'unità di intenti. Però questo è un tema vero, cioè Roma deve avere una specificità perché fa la capitale del paese e perché rispetto a tutte le altre città di questo paese è più vicina a una metropoli che a una città normale, per quantità di persone, per quantità di diversi problemi che ha in sé. E quindi su questo è il governo che deve metterci attenzione, sono tutti gli apparati di sicurezza e ovviamente l'amministrazione che deve chiamare in causa il tavolo tecnico sulla sicurezza ogni qualvolta volta ci sono i visori perché stanno aumentando su questo, quindi va fatto un'operazione seria e Gualtieri lo ha detto quando è andata alla Camera e si è parlato dell'ordinamento nuovo di Roma Capitale, che dia alla città anche su questo dei poteri straordinari, perché sennò città come la nostra sono difficili. Spieghiamo bene da governare. Cosa è questo discorso dei poteri straordinari, perché è qualcosa che spesso e volentieri poi da casa non capisco. Peraltro ho usato un termine improprio, mi avrebbe corretto il sindaco, non sono poteri straordinari ma sono in realtà una diversa modalità di esecuzione di questi lavori, così da casa di questo ordinamento. Quello che serve, perché tante cose perché a Roma serve, non serve. Si possono fare per una questione proprio legislativa in questo momento. Roma deve, a nostro avviso, delegare alcune competenze che invece in questo caso ci rallentano spesso quelle che sono alcuni procedimenti e deve invece avvocare sé alcune competenze che sono quelle che invece sono da altri enti. Facciamo degli esempi pratici. Sull'urbanistica, quando noi decidiamo cose molto importanti, c'è da fare poi un passaggio ulteriore alla Regione Lazio. Questo fa sì che ogni decisione che riguarda Roma
poi riguarda la regione e si moltiplica il tempo e la fatica con cui si porta a casa. L'urbanistica è la pianificazione del territorio, quindi uno dei temi più importanti di questa città. Lo stesso vale per quanto riguarda il commercio. Il commercio, diciamo, ovviamente alcuni tipi di commercio, penso ad esempio quello dei mercati che viene regolato dalle leggi regionali. Allora, su alcuni temi noi dobbiamo essere in grado di essere totalmente autonomi, perché questa è una città che deve viaggiare indipendentemente da come viaggiano le altre città. Come altre capitali europee, tra l'altro. E deve succedere perché noi abbiamo un peso in più rispetto alle altre città, ovvero tutti quelli che sono gli apparati dello Stato, le istituzioni che qui pesano e fanno sì che abbiamo le nostre strade. Non è che ci passiamo solo noi romani, no? Ci passano tutti quelli che ci vengono a lavorare, ci passano tutte le ambasciate, diciamo, tutti coloro che lavorano nelle ambasciate del mondo, tutti coloro che vengono qui per i viaggi istituzionali, tutti coloro che vengono a Roma per manifestare contro i governi che si succedono. Cioè, Roma è la città di tutti, come è normale che sia, essendo la capitale. Questa funzione non viene minimamente considerata, ma addirittura non viene considerata quando c'è la divisione delle risorse. Le polemiche, diciamo, del sindaco nelle settimane scorse, però penso ce le ricordiamo tutti, che chiedeva una divisione delle risorse che non fosse uguale fra tutti i vari comuni italiani, perché ovviamente Roma non ci starebbe dentro. Basti pensare a quelli sui rifiuti. Per noi le risorse che sono date a tutti i comuni per la gestione dei rifiuti non bastano nemmeno per fare un piccolo impianto in un municipio di Roma. Vuol dire che noi dobbiamo fare 10 bandi per avere 10, diciamo, strutture che potranno gestire i rifiuti. Ti, ecco, da questo punto di vista, che a Roma si paga la tariffa più alta quasi d'Italia, c'è un servizio scadentissimo. Ma cioè, io penso che sui rifiuti ci sarebbe da fare una puntata a parte, perché da quando è andato a fuoco l'impianto di MB del Salario, diciamo, che già funzionava male, non si è fatto nulla ed è una follia. Una città che va a fuoco, un impianto che gestiva 700 tonnellate al giorno e non fa nulla, rimane ferma per 3 anni, ma è il minimo che tu hai l'immondizia in giro per le strade. Probabilmente abbiamo speso, e su questo andrà fatto, diciamo, tutta la verifica, perché quindi ci siamo anche un po' stufati. Siete per i valorizzatori? Non siamo per i valorizzatori, siamo per, diciamo, altre forme di impiantistica, diciamo, non le anticipo perché ci sarà un consiglio straordinario in cui l'assessore Sabrina Alfonsi verrà, diciamo, a Roma, diciamo così. Sabrina Alfonsi, l'assessore all'ambiente, verrà a definire l'intero pianto, però siamo per fare gli impianti. Cioè, la vera cosa è che hanno raccontato in questa città, lo ha fatto per prima la Raggi, che non si dovevano fare gli impianti perché se no c'erano i problemi. No, si fa, diciamo, in una città in cui ci sono milioni di persone che consumano ogni giorno e che fanno rifiuti ogni giorno, ci siano impianti che possano gestire il rifiuto e farlo diventare una ricchezza. Ma quali tipi di impianti? Perché voglio dire, impianti sì, ma quale? Perché mi sembra che è stato studiato più volte che il problema a Roma senza i termovalorizzatori non si risolve. No, si può risolvere. Come? Noi presenteremo un piano e sinceramente non lo anticipo, perché qui ci sono anche forze di opposizione che devono ovviamente fare il loro lavoro nel consiglio straordinario. La regione, in realtà, stiamo andando nella direzione opposta, in quanto comunque la Roma Lido in realtà ad oggi invece è stato il contrario. Cioè, nel senso che il Comune di Roma, una linea che è fondamentale su Roma, è invece stata ceduta alla Regione. Quindi in realtà la Regione potrebbe già cedere delle competenze con una legge regionale, invece mi sembra che in realtà stia andando un po' nella posizione, diciamo, opposta. Quindi su questo forse bisognerebbe fare chiarezza rispetto tra Regione e Comune, su chi fa cosa. No, ma il capogruppo del Gregorio risponde esattamente questo, capogruppo della lista Calenda. Noi vogliamo alcune competenze, le vogliamo avocare, alcune competenze le vogliamo cedere, perché pensiamo che quando c'è una regione come è stata quella di Nicola Zingaretti, ovviamente speriamo che la prossima sia una regione altrettanto proficua, debba poter fare, possa fare anche meglio. Speriamo, diciamo, perché aspetta un attimo, perché se quindi è di destra quelle competenze non le cedete. No, io non io penso che ci siano figure nel centro-destra, cioè, altrettanto, se Roma vuole, diciamo, riprendersi competenze o no, perché mi sembra che adesso stia andando un non po' nella direzione opposta. Sto scherzando, dai. Allora, Santori, problema abitativo a Roma, che mi dice? Che è un problema abitativo, è un problema, cioè, gente non ha le case, poi ce ne sono oltre 10.000 tenute così. Centinaia, migliaia di persone che sono dentro case di cui non hanno diritto. Gente che ha diritto che non riesce a prenderle. È un casino. Delirio. Rapidamente sulla questione dei rifiuti. Noi abbiamo presentato una mozione in aula perché l'unica soluzione vera della questione dei rifiuti a Roma è la realizzazione di un termovalorizzatore. Abbiamo presentato una mozione, l'abbiamo votata soltanto la Lega e la lista Calenda, mentre tutto il resto del mondo ha votato contro. L'unica vera soluzione... Il resto del mondo è un po' esagerato. Il resto del mondo, sì. Il resto del mondo. Non esageriamo. Il resto del mondo intendo con tutti gli altri partiti che sono in consiglio, in consiglio comunale a Roma. Capisco che vi siete accerchiati, però non esageriamo. No, perché sul termovalorizzatore io devo dire...
oggettivamente all'inizio non ero favorevolissimo all'inizio della mia carriera politica, perché ho vissuto a Malagrotta, il municipio come consigliere, municipio 16, ex 16, ora 12esimo, e quindi ho vissuto le vicende di una grande discarica, la più grande d'Europa, e con all'interno, diciamo, questo termovalorizzatore che era stato realizzato, ma chiaramente luogo privato, interessi privati, cioè qui l'unica vera cosa è realizzare un termovalorizzatore che produce energia e toglie i rifiuti dalla strada, punto, non c'è altra soluzione che si possa inventare, lo stanno tentando di fare, intanto noi mandiamo i rifiuti in Olanda e in altre regioni e aumenterà la tassa dei rifiuti. Per quanto riguarda l'Esquilino, abbiamo affrontato il tema in commissione turismo e in commissione ambiente, soprattutto sulla sicurezza, l'unica cosa che dico è quella di, è vero che sono competenze del Ministero dell'Interno, ma il sindaco deve essere presente ai comitati per l'ordine e la sicurezza, cosa che non ha fatto negli anni la Raggi, facendo sempre capire che la sicurezza non è una tematica, in qualche modo l'ha detto anche Corbucci, ma di fatto è una tematica del governo, ma è il sindaco, il primo cittadino a tutela della sicurezza dei cittadini, che deve essere con il fiato sul collo nei confronti del prefetto, chiaro, delle altre forze dell'ordine, perché il tema dell'Esquilino e dei Termini è soltanto un tema di controllo del territorio. Sono bellissime, potrebbero essere meravigliose. Controllo, no? Del territorio e il fallimento della multiculturalità voluta dalla sinistra in quell'area, che è evidente sotto gli occhi di tutti. E passo alle questioni delle politiche abitative. Un'altra tematica che comunque penso che tanti consiglieri di centrodestra neanche sanno, c'è un accordo tra Gualtieri e i movimenti per la casa, che hanno occupato palazzi in questa città, la maggior parte sono movimenti della casa, il 90-95% di sinistra. E che cosa è accaduto? È accaduto che poi Gualtieri stesso è andato a fare campagna elettorale, durante la campagna elettorale appunto, in un palazzo occupato. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un accordo che si è concretizzato venerdì scorso in giunta con l'approvazione di una delibera che innalza al 35% la riserva per coloro che occupano immobili. Cioè, mi sta dicendo, mi perdoni, questa mi raccomando ci facciamo il posto, lei mi sta dicendo una cosa importante, che Gualtieri è andato a fare campagna elettorale dentro i palazzi occupati dalla sinistra. Sì, sì, sì. Corbucci? C'è stato un dibattito dentro Spin Time, che è uno, diciamo, dei luoghi dove, sì, ci sono oltre 500 famiglie, che chi ovviamente vuole sgomberare così alla cieca dovrebbe spiegare dove metteremo, perché sono 500 famiglie che non possono permettersi, diciamo, una casa, e andare a fare una discussione sull'emergenza abitativa. Quindi che non è un campagna punto elettorale. No, un dibattito. Un dibattito, non campagna elettorale. Un dibattito in campagna elettorale. Vabbè, diciamo che temporalmente era durata la campagna per elettorale. Per lei un dibattito in campagna elettorale? Sì, sì, ma non ci trovo nulla, diciamo, di male, perché guarda, se noi vogliamo dire che non esiste Ucraina, il problema dell'emergenza abitativa, che non va dibattuto e che non bisogna discutere sulla differenza dei luoghi che vengono occupati, lo possiamo dire. Io non credo che sia giusto, cioè per me fa molta differenza se occupare è un partito politico, se è una formazione politica o se è una persona che non ha, per esempio, ha un'altra casa e occupa la casa che è stata della nonna. Chiarissimo. Comunque a questo Spin Time fanno discoteca, vendono alcolici, fanno di tutto e di più, diciamo la sera. Abbiamo Casa Pound e Spin Time. No, come no, due, ma non è una questione di Casa Pound. Che vuol dire di tutto e di più? Che fanno? No, diciamo che è un luogo dove ospitano le famiglie che non hanno casa, da una parte e da una parte. Dall'altra fanno attività, diciamo, ludiche. Di tutto di più. Cosa però? Di tutto di più. Questo dovrebbero sapere le forze dell'ordine, che neanche hanno possibilità di accesso lì. Io dico di più però, visto, immagino che voi a Spin Time non ci siete mai stati, diciamo, io vi invito, diciamo, andiamoci con la commissione, facciamo, diciamo, in modo di andarci, forse è utile, ma se non ci vogliamo andare perché ci stanno particolarmente antipatici, perché dite che sono di sinistra, c'è un film di Sabina Guzzanti che ha descritto esattamente quello che fa e che c'è all'interno di Spin Time. E che succede? Di tutto di più, come dice lui? Ma quindi immaginiamo. No, di fatto, diciamo, la realtà effettiva che va raccontata ai cittadini romani è che ci sono 450 persone che sarebbero fuori ad occupare probabilmente con i giacigli quelli che i posti, pochi posti liberi intorno a Piazza Vittorio, che già sono occupati purtroppo dai senza tetto, e che in questo momento non hanno un luogo dove andare perché ci sono altre persone, e questo va detto, invece io condanno gravemente, che hanno occupato invece appartamenti del comune di Roma, persone anche che non hanno nessun titolo e che non avrebbero nemmeno il bisogno di occupare quell'appartamento. Chiaro.
su questo c'è un problema vero del patrimonio. Però c'è stata un'eredità che c'è stata, diciamo, di tutte quante. Certo, perché sono persone che è stato scoperto dall'attuale assessore che c'era, persone morte, che di fatto c'è, cioè, però quella casa è occupata da qualcuno che non ha, certo, titolo. Certo. Allora io credo che però su questo bisogna fare un attimo di... Io capisco lo Spill Lab, Casa Pound, qualsiasi cosa, però fare è anche comunicativo e di simbolo. Ci sono 13.500 famiglie che sono in attesa di una casa. Bisogna prendersi la responsabilità di dare risposte, fare anche un piano casa. Per esempio a Londra il sindaco ha fatto nel 2018 delle bellissime case pubbliche, fatte anche in maniera decente, perché ad oggi la maggior parte delle case ci sono persone che sono rimaste chiuse con il Covid, persone anche con disabilità dentro agli ascensori, perché non funzionano gli ascensori. Cioè, ci sono stati anni e anni di amministrazioni in cui nessuno ha mantenuto queste case. Basta oggi, e qua non vi dico, Santa Palomba. Quindi bisogna che, a prescindere poi dalle ideologie, però anche fare una manifestazione all'interno di una casa occupata è un simbolo, a mio avviso, che è sbagliato, perché bisogna prima di tutto ripristinare la legalità come principio all'interno del patrimonio e di quello che è la crisi abitativa, altrimenti non ne usciamo. È difficile ripristinare la legalità quando la giunta, ripeto, lasciamo perdere sinistra, destra, cioè qui il tema vero è che c'è gente, lo hai detto, che sta nelle graduatorie delle case popolari, che aspetta da decenni. Queste persone saranno scavalcate dagli occupanti abusivi di Spin Lab, Spin Time, adesso non ricordo il nome, comunque di occupanti che sono lì o che sono da altre parti, che di fatto scavalcheranno queste persone, perché la delibera di giunta approvata venerdì prevede che il 10% delle case popolari to cure, quindi stiamo parlando di 65.000-70.000 case popolari che ha a Roma, il 10%, cioè 6.500-7.000 case, andranno ai movimenti che hanno occupato, quindi liberano i palazzi e mettono le persone nelle case popolari nella legalità, cioè dall'illegale passano alla legalità. Questo è l'accordo politico fatto, altro che dibattito. Cioè, in quell'occasione Gualtieri ha preso un impegno per prendere i voti per la campagna elettorale e li ha ripagati con questa delibera che prevede che il 10%, una riserva, quindi adesso io dico a tutti i cittadini, dopo che Gualtieri ha fatto questa delibera, non presentate la domanda per la casa popolare, non vi conviene, perché ci sono 7.000 case a disposizione dei movimenti, quindi andate ad occupare dove vi capita, perché tanto Gualtieri vi darà la casa. Cioè, questo è l'annuncio che dovrebbe fare il centrosinistra. Aspetti un attimo. È così, è la verità. Allora, cioè, io non mi sto inventando niente, c'è una delibera approvata dalla giunta, sì, cioè, che dice il 25%, ci prendono pure in giro, dicono 25% di case che vanno agli sfrattati, però sono le case che potrebbero essere date, cioè quelle che vengono assegnabili, dicono, assegnabili. 25% di quelle assegnabili, se va bene, in un anno danno 300 case il Comune di Roma. Quindi il 25%... E questo è lo scandalo, però. Sì, sì. Lo scandalo è che noi non siamo in grado di far funzionare, perché, diciamocelo, anche su questo, l'assessore al patrimonio è entrato nel Dipartimento Patrimonio e non esiste un elenco reale dei beni immobili disponibili e indisponibili del Comune di Roma. Queste sono le cose da far capire ai cittadini, cioè queste cose vanno ricostruite, perché negli ultimi 10 anni nessuno le ha fatte. Nieri le aveva fatte durante Marino, Nieri aveva fatto una sorta di mappatura. Sì, è l'unico che ha fatto qualcosa. Mennuni, che ne pensa? Che l'ho trascurata. Hanno fatto Mennuni, che devo dire? Che cosa devo dirle che penso? La situazione, l'ho detto all'inizio, cioè, è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto, è vergognoso che di fatto si stia andando a decretare che l'illegalità diventa la legalità. Io l'altro giorno sentivo una famiglia, pensi, con 6 bambini, questi non riescono ad avere l'assegnazione di una casa popolare, pur non avendo lavoro la mamma, il papà, insomma una condizione veramente difficile, anche con un caso di gravissima disabilità di uno dei figli, e poi però andiamo ad apprezzare atti con i quali si statuisce che una larga parte di queste case vengono di fatto date agli occupanti abusivi. È un qualcosa di scandaloso, è un qualcosa di vergognoso. Purtroppo effettivamente nulla si è fatto per quanto attiene alla realizzazione di edilizia popolare adeguata, così come, ahimè, nulla è stato fatto sull'ambito dei rifiuti. Prima si parlava del decoro, è stata chiusa, io ero consigliere comunale all'epoca, ma la grotta da Marino, lui arrivò in aula, annunciò questa cosa, io sommessamente gli chiesi bene, quindi cosa faremo adesso dei rifiuti nella nostra città?
E la risposta fu: non è una mia competenza, io ho fatto il mio. Ora, un sindaco che dichiara una cosa del genere è un qualcosa che lascia sconcertati. Infatti poi nel tempo si sono visti i risultati. Noi ancora oggi continuiamo a spendere 170 milioni per mandare i rifiuti in giro. Che adesso si stia parlando di usare i fondi del PNRR per realizzare l'impiantistica, quando ormai sono passati tanti anni da che non c'è la discarica e continuiamo ad avere la tassa più alta di Italia, la dice lunga su quella che è la condizione di mala gestione che purtroppo stiamo vivendo a 360 gradi. Quindi io spero che a livello di Commissione Patrimonio potremo cercare di fare ordine su questa questione incresciosa, parlo ovviamente del tema dell'emergenza abitativa, che vedrà le sue fila molto più folte, perché se noi pensiamo che stiamo vivendo in una fase in cui la crescita è assolutamente inchiodata, abbiamo il deficit, è appena stato varato, stanno varando il DEF, il documento economico finanziario alla Camera e al Senato, il governo che parla di tassi di interesse in salita, si sa che ci sono le imprese che sono assolutamente in affanno a causa del caro vita, è chiaro che tutto questo comporterà perdite di posti di lavoro in più e quindi le fila di coloro che avranno un'emergenza abitativa andranno sicuramente ad essere più folte, certo non a ridursi rispetto a quello che è già di per sé un quadro assolutamente quindi drammatico. Secondo lei è una situazione impeggiorando? Certamente io sì. Penso che sia una questione assolutamente impeggiorando, sono peraltro molto preoccupata del fatto che uno dei grandi elementi sui quali si sta puntando è il PNRR. Io le devo dire con molta franchezza che molto spesso mi capita di vedere anche quelli che sono gli interventi previsti e penso che sarà veramente uno sperpero di risorse economiche. Vedo per esempio i 52 km di piste ciclopedonali in più che si vorrebbero andare a realizzare quando oggi noi di fatto abbiamo un DEF che fotografa, come dicevo prima, un'economia di guerra. Allora se noi dobbiamo vivere in una situazione di economia di guerra e vogliamo continuare a spendere le risorse che ci arrivano dall'Unione Europea, che dovremo restituire, ricordiamocelo sempre, perché non è che sono risorse che ci vengono donate, per realizzare ancora altri chilometri di piste ciclopedonali, per esempio, io sinceramente rimango molto molto preoccupata per il futuro e anche basita per le scelte che si stanno effettuando. Proprio stamane, pensi, sono dovuta andare da un comitato che mi ha invitato per mostrarmi una pista ciclabile che forse molti conosceranno a Roma, che è quella di via Gregorio VII, molto pericolosa perché non ci sono accessi, ci sono situazioni di commistione e quindi anche di pericolo. Anche quelle sono state risorse economiche sperperate che di fatto hanno lasciato opere pubbliche pericolose. Si è dovuto intervenire per esempio alla Pineta Sacchetti per restringere la pista ciclabile stessa perché non ci passavano le ambulanze su quell'arteria stradale che collega con Gemelli, l'ospedale Gemelli di Roma. Tutto questo ad arricchire cosa? L'infrastruttura della città? No. Allora, quando noi vediamo che invece per quanto attiene al PNRR ci sono risorse tutto sommato invece ridotte rispetto ad altre voci per cercare di migliorare quella che è la questione appunto dell'emergenza abitativa, dispiace. Quando vediamo che in fondo per esempio le risorse del PNRR per dare maggiore stabilità ai plessi scolastici del Comune di Roma, perché sono risorse veramente irrisorie rispetto ad altre voci, dispiace, perché noi sappiamo che invece la condizione della manutenzione delle scuole di Roma Capitale, dove vanno i nostri bambini, è in una condizione molto molto pericolosa. Quindi ecco, i problemi sono tanti. Chiaro. Mi sembra che in questo inizio di mandato, questo semestre a trazione Gualtieri, non si stia assistendo a quel pragmatismo che io devo dire comprendo il pensiero di Corbucci, dovrebbe invece contraddistinguere delle parti politiche che a livello trasversale si vogliano unire per cercare di migliorare la condizione della nostra città. Chiarissimo. Noi ci siamo se si può fare questo, ma invece quando assistiamo a cose che non condividiamo è chiaro che dobbiamo puntare l'indice e cercare di rimettere la barra dritta. L'assessore al decentramento Catarci sottolinea: la città dei 15 minuti è quella della partecipazione popolare, dell'inclusione e dell'accessibilità.
La città in 15 minuti. È in costruzione da parte del comune, però qui, a dire la verità, neanche ogni 15 minuti passa un autobus, se però vogliamo dirlo. Io abito in zona San Giovanni, se devo prendere dei mezzi e devo andare da un'altra parte di Roma, non ci metto 15 minuti, mi ci vuole un'ora e mezza. Quindi la città dei 15 minuti, cos'è Corbucci? Che tipo di progetto è? Perché in realtà poi l'idea è bella, eccezionale, fu molto funzionale come tantissime idee politiche, però poi se non si lavora sulla burocrazia, ma soprattutto sull'implementamento dei mezzi. Cioè Roma è una città che la metro un giorno sì e uno pure si rompe. Cioè, noi abitiamo in zone vicino, no? Cioè, abbiamo una metro che ad oggi, metro A, non funziona. Metro B e metro C non ne parliamo nemmeno, cioè pare che entri nelle metropolitane russe degli anni 20. Gli autobus, bellissime. Questi sconosciuti. Le metropolitane russe sono bellissime. Vabbè, per fare una battuta, vabbè, no, per fare una battuta, colliti, per cortesia. Vabbè, cioè, no, l'idea di questa velocizzazione sarebbe molto buona, ma come si fa? Allora, non eludo, diciamo, la domanda sui trasporti. È chiaro che i trasporti sono dei talloni d'Achille della città, e la metro A e la metro B talloni d'Achille feriti, direi, feritissimi, e stanno avendo moltissimi problemi anche per la questione relativa purtroppo ai mezzi, diciamo, che sono in riparazione e che stanno avendo parecchie difficoltà a tornare, diciamo, disponibili. Abbiamo trovato anche qui ovviamente lentezze importanti che l'assessore alla mobilità padanese sta provando a risolvere. Non entro, diciamo, perché non mi piace, l'ho sempre contestato ai 5 Stelle, quindi non la uso come scusa difensiva rispetto a possibili, diciamo, malfunzionamenti dovuti a terzi. Il tema sui trasporti è molto serio, però devo dire c'è un qui pro quo, cioè non c'entra nulla con la città dei 15 minuti. Nessuno ha mai immaginato che ci si potesse spostare in una città come Roma, che è la più, diciamo, grande per estensione di allora tutte le capitali europee. La città in 15 minuti, specificatamente nel programma di Gualtieri, ne abbiamo fatto peraltro un convegno proprio lunedì, è un'idea diversa, nata diciamo da professori universitari, che è stata, diciamo, calata sulla parte politica, che vuol dire creare le condizioni per cui nella prossimità di dove abitiamo, cioè di qualsiasi cittadino di una città come Roma, ci debbono poter essere i servizi essenziali che possano consentire a quel cittadino di non fare quello che facciamo noi oggi. Quindi tutti. Quindi anche fare la carta, cioè, d'identità, la transizione potrebbe in 15 minuti. Esattamente. La transizione, adesso faccio anche, rispondo anche alla battuta, la transizione, no, diciamo, battuta, dalla periferia è un dramma, al centro. È chiaro che quindi vuol dire avere a 15 minuti, a portata di 15 minuti da casa propria, il servizio comunale che consenta l'elargizione di un documento, la scuola, il parco pubblico, l'impianto sportivo pubblico. Io dico anche una cosa in più, che in Italia non siamo ancora abituati, ma che ci dobbiamo arrivare per forza, cioè i co-working che ci consentano di fare il lavoro agile vicino a casa, così da non dover prendere una macchina e dalla periferia arrivare al centro. Quindi questo è il concetto della città dei 15 minuti. Per arrivare alla città dei 15 minuti ci vogliono anni, qui sì veramente non parliamo di mesi, e ci vogliono anni, e lo abbiamo visto anche nel tentativo che abbiamo messo in pratica delle carte d'identità da fare senza appuntamento. Open day del 2 aprile. Il signor Gualtieri ha chiesto scusa, quindi non devo, diciamo, devo soltanto dire, il signor Gualtieri ha chiesto scusa a quelle tante persone che erano andate in fila e che non sono riuscite a fare la carta d'identità sabato nell'apertura straordinaria. Sì. Però immaginiamo dove eravamo 4 mesi fa. Cioè, 4 mesi fa noi eravamo in una città in cui per rifare la carta d'identità bisognava attendere 6-9 mesi e per fare un cambio di residenza bisognava attendere oltre 9 mesi. Questa era la città, non c'era nessun'altra opportunità. Con l'assessore Catarci, e devo dire anche con il lavoro, diciamo, di accompagnamento che stiamo provando a fare anche in commissione, anche col vicepresidente ovviamente della commissione Roma Capitale, noi stiamo cercando di rimettere in piedi questi uffici. Queste sono competenze che vanno proprio nell'ufficio che dicevo prima, quello dell'innovazione tecnologica, quindi metterci nelle condizioni di ridare al cittadino un servizio che era importante. Noi tutti abbiamo rifatto la carta d'identità fino a qualche anno fa e sappiamo che si andava in un ufficio, si faceva un po' di fila anche all'epoca, però si usciva con il documento in tasca. E questo, diciamo, era una perdita di tempo accettabile nella vita di una persona. Oggi questo non era più possibile. È chiaro che queste prime aperture hanno purtroppo, diciamo,
penato perché tantissimi cittadini sono voluti andare, ed è giusto così perché hanno appuntamenti a 6 mesi e magari qualcuno vuole fare le vacanze con, quelle, con i documenti Chiaro. Nuovi, ma siamo proprio convinti, ma su questo sicurissimi, ci mettiamo la faccia di dire ai cittadini che ogni settimana andrà meglio, ogni mese andrà meglio, il lavoro diciamo si attesterà ad un'attesa normale e torneremo a poter fare certificati e carte d'identità in termini realistici, in termini più perdono. Smart, ma dico di più, anche tra un po' in formato elettronico, che è quello che ci serve, diciamo. Questa è la mia, sì. Questa è la mia carta d'identità. Io sono andato a farla a Selci, proprio perché non riuscivo, giuro, Selci. Sì, sono andato un sabato mattina e l'ho fatta a Selci perché non riuscivo a prendere appuntamento. Quello che dice lei, l'idea dei 15 minuti è un'idea molto brillante. Posso... però ci vorrebbe un bel viaggetto per realizzarla, forse a Lourdes, non lo so, no, perché posso... a Roma la vedo proprio complicata. No, posso farti una... cioè, l'idea è figa, però sì, aspetta, te posso farti una... dove partiamo? Una battuta per come è stata descritta. Prego. Perché sembra che è stata descritta nel senso, la città dei 15 minuti sono 15 minuti per arrivare alla fermata dell'autobus della metropolitana, oppure 5-4 a seconda della distanza, poi aspetti 3/4 d'ora l'autobus. Perché questo mi sembra poi alla fine... Però concetto, che è un altro concetto, tipo di concetto. È, un altro concetto. Sì, un'altra filosofia. Sì, però su questo dire... rischiamo di essere un po' ridicoli, perché cioè... nelle grandi città dove questo avviene già... cioè Barcellona, che lo ha messo a sistema, cioè qui stiamo parlando di organizzazione del lavoro, stiamo parlando di organizzazione della mobilità di massa, cioè stiamo dicendo che possiamo e vogliamo non far più spostare centinaia di migliaia di persone da un quartiere che può essere il mio, da cui provengo, Montesacro, per far arrivare a lavorare dal centro, ma farle lavorare in un coworking vicino casa. Ora uno può dire è meglio o peggio? Io credo che sia meglio, perché una delle cose che ci rubano è il tempo. Ma se noi riconquistiamo un po' di tempo, miglioriamo la qualità della nostra vita. A Roma è una storia vecchissima, se ne parla da anni, di localizzare i ministeri e portarli fuori dal centro, ma sono più di 50 anni che se ne parla e si è rimasto sempre là. No, ma però quindi voglio dire, sai, cioè, dice un'altra cosa, dice il ministero può anche rimanere lì, luogo fisico per noi può anche rimanere lì. Il coworking è un altro concetto, Corbucci, sì. Non è il ministero, sono tipo delle sedi, delle piccole sedi, no? Ma dove si lavora dal computer, oggi tanti nostri dipendenti lavorano in lavoro agile da casa addirittura. Ah, sì, e secondo me questo va implementato, perché ha dimostrato di essere un sistema che funziona, che ci aiuta. Noi stessi che facciamo politica e mentre dobbiamo fare una commissione siamo costretti ad andare in giro per la città per affrontare i problemi, lo diceva la Mennuni, ad andare a parlare con un comune di quartiere, ci stiamo dotando di strumenti moderni, nuovi, ci colleghiamo tramite le Teams, che è un'applicazione che ci consente di fare queste cose, anche potendone fare altre contemporaneamente. Chiaro. Questa è diciamo, una però città... Però non si può fare su tutte le attività, ovviamente. Questo non si può fare su tutte le attività, si può fare su un gran numero di attività, e su questo dovremo lavorare in commissione per dare una mano, perché ovviamente non lo facciamo da soli, per dare una mano e far costituire un nuovo regolamento anche su questo, perché alla fine la vita si basa sui regolamenti, ahimè, abbiamo scoperto, e quindi ovviamente anche su questo troveremo diciamo un regolamento che aiuti l'amministrazione a decidere quali sono le attività che possono essere fatte in lavoro agile e quali invece quelle che necessitano la presenza fisica. Mennuni, ma quanti regolamenti esistono? Perché qui ogni 2 minuti si parla di regolamenti, troppi. Posso dire una cosa su questo? C'è un regolamento per regolamentare i regolamenti? Così tanto è, no. Perché se no non siamo vivi qui. No, io volevo dire una cosa su questa questione del lavoro agile. Prego. Io lo condivido molto e anzi le dirò di più, che a livello, voglio dire, ovviamente di telelavoro se ne parlava da anni, soprattutto per le donne, le madri di famiglia che devono conciliare il lavoro e la famiglia. Però... pur essendo io una fautrice quindi di questa questione, io poi sono stata anche molto attenta, sono stata delegata alle pari opportunità, quindi ho avuto modo di approfondire su il tema. Non dobbiamo però arrivare all'eccesso opposto, cioè noi comunque dobbiamo prevedere un equilibrio tra quello che deve essere una facilitazione, che sicuramente può ridurre anche le emissioni e quindi il traffico urbano. Eravamo arrivati a un punto pre-Covid di traffico nella città incredibile, però nel contempo bisogna garantire almeno 3-4 giorni di presenza, perché altrimenti si perde quello che comunque è un collante fondamentale umano di relazione lavorativa e anche sociale che deve comunque permanere. Quindi lavoro agile sì, ma sempre comunque con equilibrio. Cioè lei è per un lavoro agile però mediato, un 50 e 50.
Ma anche di meno, io direi 30 agile, insomma 30-40, perché altrimenti, ripeto, il rischio che si può correre è che poi si sfilaccino dei rapporti umani, lavorativi, che sono importantissimi, chiaro, per far lavorare adeguatamente l'ufficio. Però questo potrebbe essere invece il periodo giusto, diceva giustamente poco fa Forlidi, se ne parla da oltre 50 anni, ma questo potrebbe essere il periodo giusto, perché durante i 2 anni di pandemia poi tutti più o meno, anche la signora Pina di 75 anni che non sapeva utilizzare uno smartphone, ha un pochino imparato a usare le tecnologie. Le tecnologie, se usate nel modo giusto, possono essere molto importanti e molto funzionali sul lavoro, però c'è anche la parte sociale, quindi trovare una giusta mediazione credo sia l'optimus. E per finire vorrei invece spezzare una lancia, non la freccia di prima, una lancia nei confronti di Corbucci, dicendo che è verissimo, che è una cosa, è la nota dolente delle nostre città, che il tempo è la nostra risorsa più importante. Certo. Vivere 3-4 ore al giorno in macchina è veramente una rottura, puntini, puntini, puntini. Perché, o no? Assolutamente. Ma cioè, diciamo, è il tempo che poi è un risparmio anche per le pubbliche amministrazioni, perché chiaramente si possono ridurre gli spazi che sono... Quindi è d'accordo su questa cosa? Sì, sono d'accordo, però diciamo, puntualizzerei alcuni aspetti. Veloce che devo chiudere. Veloce. Intanto che i dirigenti devono controllare il lavoro dei dipendenti. Chiaro. Perché alcuni vengono super controllati e lavorano il triplo, non vengono minimamente controllati, quindi non rispondono alle mail perché pensano che sia un giorno in più di ferie. E questo deve essere un controllo assolutamente importante, da una parte. Dall'altra, il tema economico è fondamentale, perché chi non va al lavoro non si veste, non si trucca, l'economia non gira, soprattutto sulle tematiche dei dipendenti pubblici, dei dipendenti riguardanti il centro storico, diciamo, ministeri, Banca d'Italia. Quindi attivare in maniera importante lo smart working, da un lato fa risparmiare la pubblica amministrazione, da un lato diciamo permette una migliore vita ai dipendenti, non c'è dubbio, però dall'altra parte si genera una morte economica di un tessuto, dei vari tessuti lì dove è concentrata poi la presenza del dipendente pubblico, o comunque del dipendente pubblico che non si veste, non si trucca, non si compra una le scarpe. Una giusta mediazione, quindi come deve tutte necessariamente le cose, essere contemperata, giusto, perché altrimenti esageriamo. Mi sottolineo una cosa, poi ci salutiamo, ricordate tutti quanti che comunque tante persone, e sta entrando prepotentemente il metaverso, quindi il vero pericolo della non socialità già esiste, cioè lì siamo già oltre 10 anni avanti. Aggiungo anche una cosa che secondo me è fondamentale. Venga qua, così chiudiamo la trasmissione. Venga, si sieda per cortesia. Così come chiudiamo. Unica donna in prego, studio. Prego, prego, così saluta anche lei. È raccomandata. Perché sono l'unica donna in studio. Sono la quota rosa dello studio, con la Mennuni che sta in. Dica l'ultima e poi salutiamo, su. Questo sono assolutamente d'accordo sullo smart working, però vanno creati anche dei co-working, e questo potrebbe essere la giusta, diciamo, mediazione, nel quale con degli spazi del patrimonio, quindi su questo vi dovete attivare, possiamo secondo me trovare. Corbucci era d'accordo, Mennuni credo anche, abbiamo trovato più o meno un quadro. Mi dica sinistra, perché oggi la ripeto solo 10 volte. Sinistra? Sinistra. Che prima sei quelli neanche di sinistra, capisce la parola, sinistra. Non ce la fa. L'appuntamento con noi torna immancabilmente domani. Rimanga là senza problema. Ringrazio tutti i miei ospiti, passate una buona serata. Beh, certamente ciao. Più carina buona idea. Serata. Più bella di me, non c'è dubbio. Devo vendere casa, ma sono stanco dei tempi biblici delle agenzie e non mi fido dell'acquisto diretto. Fai come me, affidati al progetto vincente della Lunica Immobiliare. Ho venduto bene e in meno di un mese. Hanno sia investitori che clienti pronti ad acquistare il tuo immobile, anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà, garantendoti così una liquidità immediata. Lunica Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così veloce e conveniente. 380 77 25 948 o lunicareroma.it.
musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Studio associato professionisti e consulenti. Il giusto aiuto professionale per pensionati, lavoratori, disoccupati e studenti. Commercialisti, consulenti del lavoro, pratiche CAF e patronato al servizio di tutti i cittadini. Professionisti e consulenti. Un team attrezzato e pronto alle tue esigenze in Piazza Filippo il Macedone 89, Roma. Tredicesimo, consulenza fiscale, legale, notarile, tributaria e del lavoro. Tutti i servizi CAF e patronato. Tredicesimo, in via Torcegno 37D, a Roma.